La fede viene dall'udire la parola di Dio. E la parola di Dio mi mette nelle condizioni di sapere le cose come stanno, affinché io possa governare come un figlio di Dio gli eventi che altrimenti, non conoscendoli per ignoranza, potrebbero farmi o addormentare o distrarre o addirittura fare andare fuori di testa. Perché quello che il nemico cerca di fare è proprio questo: cercare di farci pensare male per farci vivere male. Gesù disse: c'è qualcuno che è venuto a togliervi, io sono venuto a darvi vita e a darvela in abbondanza, non sopravvivenza. E ora dobbiamo capire come vivere nell'abbondanza di vita, perché alcuni di noi ci viviamo, alcuni altri no. Questo tempo è stato dato agli esseri umani per dare a tutti opportunità di salvarsi. Ora, il problema della tua pace sono le prospettive. Onestamente, oggi tu hai in mano le chiavi o della tua vita eterna con quello che Cristo ha preparato per quella che è la sua sposa e i suoi figli, o purtroppo scegliere volontariamente, per non aver scelto Cristo, di passare l'eternità nei tormenti. Il tormento è sapere che tu per l'eternità la tua condizione è irreversibile. Già il tormento è il fatto stesso che tu non sei dove potresti stare, dove potevi essere e non hai scelto di voler essere.